Due anni dopo l'edizione 2021 disputata a Ponte Aegola, il trofeo delle regioni Nils dei motocross torna in Toscana su una delle piste più famose e blasonate d'Italia, il Miravalle di Montevarchi. Appuntamento il 14 e 15 ottobre con la gara a squadre per uomini e donne, che quest'anno fa il pienone con tutti e 21 i comitati regionali rappresentati dalla Valle d'Aosta alla Sicilia e oltre 200 piloti al via. Il motoclub Brilliperi aspettava questa gara da diverso tempo e quindi ci tiene in maniera particolare a mettere in piedi un grande evento. Ingresso gratuito per tutto il weekend, DJ set e concerto live nella piazzetta sotto alle tribune del Miravalle per animare il sabato sera dopo la tradizionale sfilata di presentazione delle squadre svoltasi nel pomeriggio sotto la regia di FX Action del Comitato Motocross della FMI. Coloratissimo come sempre il paddock e ancora di più la presentazione delle regioni dove si uniscono i piloti in gara nel trofeo Alberto Morresi, cioè la competizione maschile suddivisa nelle categorie MX1, MX2, 125 e Veteran, e le ragazze del trofeo femminile introdotto nel 2022 e già molto sentito da tutti i comitati regionali. Le regioni detentrici dei due titoli sono la Lombardia per il trofeo femminile e il Veneto per il trofeo Morresi, con il responsabile del Veneto, Gabriele Pretto, che consegna la coppa a Roberto Rustichelli per rimetterla ufficialmente in palio. Sabato pomeriggio anche per le premiazioni Pole Position Pro Grip messe in palio nelle categorie 125 MX1 e MX2. Ad aggiudicarsele sono tutti i piloti della Toscana, Davide Brandini in 125, Matteo Puccinelli in MX1 e Nicola Salvini in MX2. Ma entriamo nel vivo delle gare, la prima manche della Veteran corsa al sabato pomeriggio e al via sono subito guai per il Lazio con Federico Angelici che cade e riparte ultimo. Rimonterà solo fino al decimo posto, al comando c'è Marcello Di Setti per la Lombardia seguito da Andrea Storti per il Veneto, poi Occhiolini, Peverieri, Daziano e Pedica, questi i primi nelle primissime fasi di questa manche della Veteran. Di Setti e Storti allungano in tandem, mentre alle loro spalle Graziano Peverieri tiene alti i colori delle Marche. Eccolo in azione il campione, fresco campione italiano della Super Veteran MX2. Occhiolini per la Toscana attacca Pedica e in mezzo al gruppo c'è anche Dal Bosco per il Trentino. Ma attenzione poi alla rimonta del numero 8 David Liardi della Toscana. Di Setti e Storti restano ancora da soli al comando, sempre in prima e seconda posizione, mentre dietro, come dicevamo, Liardi ha ormai raggiunto Peverieri e lo attacca, andando così a prendere la terza posizione per la Toscana, il passaggio sotto le tribune che festeggiano ovviamente il loro beniamino che passa in terza posizione. Al traguardo la Lombardia vince con Di Setti, poi ci sono Storti, Liardi, Peverieri e Occhiolini. Gara 2 ci si dorme su e domenica mattina si riprende con Federico Angelici che stavolta non sbaglia, anzi parte in testa mentre cade l'altro portacolori della Lombardia, Roberto Ciannavei, che ripartirà stavolta lui ultimissimo. Lazio al comando con Angelici, poi Storti e Di Setti che in un attimo fulmina sia il pilota veneto che il portacolori del Lazio portandosi al comando. Ecco l'azione di Marcello Di Setti scatenato in questa sua prima gara nelle categorie veteran. Angelici resiste al secondo posto ma Andrea Storti lo sta attaccando e nello spazio di poco tempo riuscirà ad effettuare il sorpasso con Di Setti che invece inizia la sua cavalcata solitaria. Storti col numero 1 da campione in carica al secondo posto, Angelici è terzo e attenzione però perché da dietro si avvicina Graziano Peverieri, numero 18 delle Marche, che anche lui sorpassa un Federico Angelici un po' a corto di fiato forse, che adesso deve vedersela anche con l'altro marchigiano Luca Pedica. Gara complicata invece per i due toscani, Liardi e Occhiolini, che chiuderanno rispettivamente settimo e ottavo, tallonati dal campano di Luccia. Arrivo e doppietta quindi per Marcello Di Setti, che porta il miglior punteggio alla Lombardia. Storti chiude con un altro secondo posto, mentre Graziano Peverieri è terzo con Angelici che nel finale si riprende e termina quarto limitando così i danni. Grandissimo Roberto Ciannavei, quinto, l'avevamo visto caduto al via ultimissimo.
Terza manche in programma, quella della 125, la prima con l'Alto Atesino Varotto e il Campano Sandulli che sono i migliori al via, mentre volano sulle reti Panaccio per l'Abruzzo e Bove per la Valle d'Aosta. Ma al termine del primo giro è già la Toscana a guidare con Brandini, poi Lazio con Savioli, ancora Toscana con Cipriani, poi Sandulli Campania, Gaspari Veneto e Valsecchi Lombardia. Ramon Savioli passa al comando, la Toscana è seconda e terza in questo momento con Davide Brandini e Andrea Cipriani, ma Gaspari per il Veneto e Valsecchi per la Lombardia si stanno facendo sotto. Ricordiamo che Valsecchi è campione in carica della Prestige Fast 125, quindi molto a suo agio con questo tipo di moto. Savioli comincia a guadagnare terreno là davanti, dietro di lui invece in furia la battaglia. Brandini lascia strada al compagno di squadra Cipriani con Gaspari e Valsecchi che ormai sono addosso alla coppia toscana. Valsecchi in particolare è molto incisivo, sorpassa Gaspari e poi anche Brandini e mette pressione a Cipriani fino all'ultimo giro. E così Savioli va a vincere per il Lazio. Cipriani resiste, prende due punti per la Toscana, Valsecchi è terzo per la Lombardia con Brandini quarto e il Veneto che fa 5 punti con Alessandro Gaspari. Prima manche della MX1, grande partenza della Campania con Alfredo Memoli, mentre restano a terra Andressi della Lombardia e Fossi dell'Emilia Romagna. Col numero 7 è Puccinelli della Toscana al comando, poi Pasqualini per il Veneto, Monni per la Lombardia e poi ancora Memoli Campania, Brugnoni Lazio, Trinchieri Prigno e Piemonte e Arbini Lombardia. Matteo Puccinelli alla prima gara in MX1 dimostra subito il suo potenziale. Pasqualini è secondo, Monni occupa la terza posizione con Brugnoni quarto e Trinchieri scatenatissimo quinto, si lancia sul triplo del Miravalle. Il pilota piemontese inizia a recuperare con decisione, sorpassa Brugnoni e diventa quarto, poi attacca anche Monni e conquista così la terza posizione. Veramente bella la bagarre tra questi quattro piloti, con Puccinelli che invece davanti pensa solo a gestire la situazione, a non commettere errori e fare il massimo punteggio per la Toscana. Trinchieri ora ha superato anche Pasqualini, quindi è secondo, Monni invece ancora quarto e Brugnoni quinto. Gara ad altissima tensione fino all'arrivo, con i primi cinque staccati di pochissimi secondi, ma le posizioni non cambiano più, si chiude in quest'ordine con Puccinelli che quindi vince davanti a Trinchieri e Pasqualini, poi Monni e Brugnoni. Il programma prosegue con la prima manche della MX2 e l'Emilia Romagna qui schiera la sua punta Alessandro Manucci che parte subito in testa davanti a Pulvirenti per il Lazio e Zanotti per la Lombardia. Manucci primo dunque, poi Pulvirenti, il toscano Salvini che risale terzo, Tramontano per la Campania e poi Zanotti e Meneghello che corre per il Veneto. Si forma un terzetto al comando con Manucci che precede i due debuttanti in MX2, Pulvirenti e Salvini, giovanissimi entrambi alla prima gara nella classe MX2 dopo il percorso in 125. Zanotti si porta al quarto posto con Meneghello che gli è addosso. Meneghello che poi effettivamente, lo vediamo con la GasGas numero 1, riesce a superare Zanotti in gara con il numero 4. Mentre in testa Manucci rimane da solo con Pulvirenti. Salvini infatti ha perso contatto e a questo punto si limita a controllare la terza posizione, visto che nei giri finali non è più nelle condizioni di portare l'attacco ai primi due. Tra Zanotti e il quarto posto invece è una specie di faida, il portacolori della Lombardia adesso se lo riprende superando di nuovo Meneghello e stavolta se lo tiene fino al traguardo. All'ultimo giro invece Pulvirenti sorprende Manucci con un'entrata decisa e va a vincere questa prima manche. Manucci è secondo e Salvini terzo, poi Zanotti quarto e Meneghello quinto. Seconda manche della 125 con Sandulli ancora per la Campania davanti, poi Cipriani e Brandini, mentre è sfortunato il molisano De Luca che cade dopo essere partito molto bene. Mirko Valsecchi attacca alla grande, passa al comando con Savioli secondo, poi Brandini, Cipriani, Gaspari, Sandulli e il terzo toscano Villani. Si ripassa davanti alle tribune e Savioli è in testa, Valsecchi prova a tenere il ritmo e anche Cipriani che ha superato Brandini
con quindi Cipriani terzo, Brandini quarto e Gaspari che è di nuovo in quinta posizione. Savioli, che è tornato in gara con le 125 dopo alcuni anni, sembra in grado di allungare, ma Valsecchi e Cipriani in realtà restano a tiro, pronti ad approfittare di qualsiasi situazione. Brandini invece si fa letteralmente in quattro per tenersi dietro Gaspari e togliere punti preziosi al Veneto. Nel finale Savioli accusa la fatica e Valsecchi si rifà sotto, ma Ramon riesce a resistere e ottiene il punteggio perfetto per il Lazio nella 125. Toscana terza e quarta con Cipriani e Brandini, Veneto ancora quinto con Gaspari. Penultima manche in programma, la seconda della MX1. Memoli della Campania, Albieri dell'Emilia Romagna e Amadio delle Marche partono benissimo. Albieri chiude il primo giro davanti all'umbro Cardaccia, poi Amadio terzo attaccato da Trinchieri, Pasqualini, Arbini e Brugnoni. Albieri continua a resistere, ora però Pietro Trinchieri per il Piemonte è secondo e in un attimo passa al comando. Quindi ora abbiamo il Piemonte al comando, il primo, poi Pasqualini per il Veneto secondo, Puccinelli per la Toscana già terzo, Albieri quarto e Brugnoni per il Lazio che attacca Cardaccia. Continua il forcing di Matteo Puccinelli che si infila all'interno di Trinchieri sulla prima curva e gli strappa la posizione di vertice con Pasqualini che rimane lì dietro al terzo posto. Passato al comando, Puccinelli allunga mentre Trinchieri e Pasqualini restano a giocarsi il secondo posto. Monni per la Lombardia è risalito in quarta posizione mentre Alessandro Brugnoni tiene a galla il Lazio al quinto posto. Altra galoppata solitaria anche in questa seconda manche dell'MX1 per Matteo Puccinelli, davvero inarrestabile oggi. Trinchieri e Pasqualini, come detto, non tengono il suo passo, restano secondo e terzo, ma la lotta è dietro di loro con Brugnoni che alla fine si trova in mezzo ai due lombardi, Monni e Arbini, ma riesce a resistere al quinto posto. La tribuna del Miravalle esulta e saluta la vittoria di Puccinelli. Trinchieri è secondo e Pasqualini terzo. E alla partenza dell'ultima manche c'è tensione perché il podio è ancora tutto da definire. Al momento in testa c'è la Lombardia con 19 punti, la Toscana è seconda con 20, poi il Veneto terzo con 25 e il Lazio quarto con 27. Quindi tutto ancora da definire in questa ultima manche con la partenza della MX2 gara 2. Ermini per il Veneto e Ricci per il Lazio sono i migliori al via. Ma Manucci e Pulvirenti sono lì e al termine del primo giro si presentano in prima e seconda posizione. In terza e quarta invece ci sono Ricci e Ermini, poi Salvini, Zanotti, l'altro lombardo Volpicelli e il marchigiano Sadowski. E ricomincia il duello di gara 1 tra Manucci e Pulvirenti. Ermini ora è passato al terzo posto, Salvini quarto e anche Zanotti supera Ricci che comunque tiene duro. Manucci è caduto, Pulvirenti resta da solo al comando e adesso al secondo e terzo posto ci sono Salvini per la Toscana, Zanotti per la Lombardia, con Ermini quarto. Quindi Lazio, Toscana, Lombardia e Veneto con Zanotti che però perde una posizione e ora ci prova Ermini ad attaccare Nicola Salvini. Al quinto posto invece risale l'altro toscano, il numero 8 Fabbri, che qui attacca il compagno di squadra Cape. Ultimo giro ed è ancora tutto da decidere, Pulvirenti è sempre al comando, Salvini è secondo e Zanotti è tornato terzo, la Toscana così è in testa alla classifica, ma Salvini deve assolutamente tenersi dietro Zanotti perché se il sammarinese, che corre con la Lombardia perché è tesserato con un motoclub lombardo, riesce a passarlo, il trofeo va alla Lombardia, Zanotti ci prova ovunque, Salvini chiude le porte in ogni modo e si aspetta il traguardo, Pulvirenti taglia il traguardo appunto per primo, porta il Lazio al terzo posto, ma tutti aspettano Salvini e Zanotti e Salvini ce la fa col Miravalle che esplode per la festa della Toscana. Ermini termina quarto e Fabbri quinto. E subito dopo l'arrivo, dopo aver fatto i conti con le discriminanti, si scatena la festa della Toscana che torna a vincere il trofeo Alberto Morresi per la terza volta, un successo che mancava dal 2015.
La Lombardia deve accontentarsi del secondo posto, sebbene a pari punti e con pari manche vinte. Fa fede infatti il miglior risultato nell'ultima manche corsa. Fa festa anche il Lazio, che strappa il bronzo al Veneto per un solo punto, e Andrea Adamo, il campione del mondo della MX2, che consegna il premio alla Toscana. È una soddisfazione incredibile, è un'emozione indescrivibile. I ragazzi sono stati fantastici dal primo all'ultimo, è stata sudatissima, è stata una lotta fantastica con la Lombardia, il Veneto, sono stati tutti fortissimi, ma è stato veramente bello. Abbiamo vinto all'ultima manche a pari punti, è stata una cosa eccezionale, fino all'ultimo giro l'abbiamo lottata, e io vorrei ringraziare tutti i piloti che sono venuti a rappresentare la nostra regione, veramente grazie ragazzi. Oh, onore a loro, onore alla Toscana, noi ci abbiamo creduto, abbiamo si può dire gestito tutte le gare. E giustamente le discriminanze, le piazzamenti, poi si sa, però si sa che giochiamo in una pista della Toscana, quindi erano più favoriti loro, no, anche perché se guardavi i tempi, loro sui tempi al giro guadagnavano sempre un secondo, ma su chiunque, sul Veneto, sulla Lombardia, un po' su tutti, quindi ci sta. Io quello che ti posso dire, sono contento, non sono uscito un perdente, sono uscito a pari punti, sono contento dei miei ragazzi, sono contento di tutto. L'unica cosa è un po' di rammarico, che ci sta, è logico, se non sono un rammarico non sarebbe normale. Per le ragazze sapevo che non eravamo proprio il top, no? E il terzo posto, podio delle ragazze, va bene. Ripeto, per i grandi abbiamo pagato anche Monni, eh? Monni è stato male tutta notte e con febbre così, quindi abbiamo pagato sulla MX1, ecco dove abbiamo pagato tanto, MX1, MX2, però onore alla Toscana, quello che dico io non è il trofeo delle regioni, ma è il Nazioni d'Italia, per noi è il Nazioni d'Italia, per i comitati specialmente che puntano su questi ragazzi, che sono quelli che ci credono, è la passione. Grazie a tutti voi e onore alla Toscana. Il bilancio oggi è stato positivissimo, con le ragazze siamo andati molto bene, grazie a Beatrice Cimara che ha fatto un ottimo posto, Eleonora Ambrosi aveva avuto un po' di febbre, quindi le prestazioni sono state un po' migliori, e la giovanissima Giorgia che per la prima volta si affaccia a questo campionato. È stato bellissimo fare. Per il terzo posto dei grandi, che devo dire? Abbiamo fatto il massimo possibile che abbiamo potuto. Peccato per Compagnone che nella veteran non è potuto partecipare, però Angelici è stato bravissimo, bravissimo Alfio Pulvirenti, e Savioli va bene, si sapeva che era un vincente già sulla carta, e la sorpresa è stata Davide Ricci che nella manche MX2 è partito in testa e ha mantenuto una posizione e ci ha portato avanti nella classifica. Siamo soddisfattissimi del risultato tutti quanti, ed è stato un lavoro tutto di squadra, di gruppo, dei genitori, dei piloti, supporter, tutti quanti, grazie a tutti. Ed eccole le ultime immagini del podio, a cui partecipano anche il Veneto quarto e l'Emilia Romagna quinta. E con la classifica finale, con Campania, Marche, Piemonte, Umbria e Liguria a completare la top 10, si chiude questa edizione veramente incredibile 2023 del Trofeo delle Regioni Alberto Morresi Nils.